Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Abbraccia l'Italia è un progetto dell'Unione Proloco Nazionale Italiane, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel programma del Comitato Nazionale UNESCO. Un progetto che si propone di diffondere il patrimonio culturale immateriale, ovvero le conoscenze e le tradizioni che si trasmettono per via orale, delle realtà minori italiane. Montagnana è l'unico comune del Veneto a essere stato scelto per questo progetto, che poi sarà concretizzato sia per scritto che in video, trasmesso tra l'altro da Rai 2. 3 giorni per intervistare altrettanti artigiani con le loro potenzialità ai fini dello sviluppo sociale, culturale e quindi economico del territorio. Il progetto Abbraccia l'Italia ce l'ha spiegato l'ideatore Gabriele Desiderio. Abbiamo viaggiato attraverso l'Italia e ci siamo accorti delle potenzialità delle Proloco e soprattutto dei detentori di questi saperi immateriali che l'UNESCO ha riconosciuto nel 2003 con un'apposita commissione. Appunto sulla salvaguardia del patrimonio immateriale. Ci sono diversi ambiti che la Commissione ha riconosciuto degni di tutela alla stregua di un monumento come può essere la Torre di Pisa o il Colosseo, tanto per fare un esempio, e sono gli ambiti delle tradizioni popolari, delle espressioni orali, della conoscenza riguardante la natura, l'universo, e una parte molto importante è costituita dall'artigianato tradizionale. Quindi il patrimonio immateriale è tutto ciò che viene veicolato oralmente, non lascia traccia scritta e che ha bisogno di essere rieseguito, rifatto sempre dalle comunità locali che ne sono l'espressione. Collaboriamo con Rai 2 e quando hanno bisogno di segnalazioni in alcune zone d'Italia, perché loro sono attivi anche loro come noi su tutto il territorio nazionale, e mandiamo le schede riguardanti i territori che sono stati coinvolti. Abbiamo fatto una selezione, abbiamo sollecitato il comitato regionale dell'Unione delle Proloco e abbiamo selezionato Montagnana attraverso le schede che sono arrivate, quindi abbiamo assegnato un punteggio ad ogni campo che erano poi quelli riguardanti la convenzione sul patrimonio immateriale, erano 7 campi e in base a questo punteggio Montagnana è risultata, diciamo, essere la migliore. Montagnana naturalmente rappresenta poi un consorzio di Proloco e quindi avrà possibilità di estendere su tutto il territorio queste attività. Sono oltre 19, mi sembra, le Proloco affiliate al consorzio. La prima Proloco nasce nel lontano 1881, è una Proloco di Pieve Tesino, in Austria era però ancora al tempo, e erano delle società per l'abbellimento del luogo. È passato parecchio tempo, ma le Proloco non sono più, come per la maggior parte delle persone, organizzatrici di sagre o di eventi culinari o gastronomici, stanno diventando dei veri e propri presidi territoriali molto importanti e portano avanti, attraverso poi il coordinamento dell'Unione Nazionale delle Proloco, dei progetti importanti, appunto, che hanno visto il riconoscimento del Ministero delle Politiche Sociali e soprattutto dell'UNESCO, della Commissione Nazionale Italiana. E quindi sono delle associazioni che stanno crescendo e stanno assumendo un ruolo strategico anche dal punto di vista culturale e di promozione turistica del territorio. Che importanza ha questo progetto nel contesto culturale, perché no turistico, di Montagnana? L'abbiamo chiesto al sindaco Giuseppe Mossa. Montagnana è l'unica città del Veneto che è stata scelta a far parte di questo progetto, che va a toccare tutte quelle ricchezze immateriali, come le chiama l'UNESCO, cioè le tradizioni, le manifestazioni, di cui noi penso che siamo la regione più ricca, e Montagnana in particolare si distingue anche per tutte le tradizioni che può vantare nel proprio patrimonio. Quindi grande opportunità per la nostra città, sicuramente un progetto di ampio respiro che ci potrà dare delle grandi soddisfazioni. Per ultimo abbiamo interpellato lo storico Alberto Costantini su quale ricchezza può apportare in senso strettamente culturale il progetto Abbraccia l'Italia alla città murata. Devono essere due i movimenti, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Cioè, i grandi studiosi che hanno lavorato e stanno lavorando sulla storia devono sforzarsi al massimo di essere divulgativi e di riuscire a raggiungere, attraverso le scuole, gli insegnanti ed altri,
diciamo, la maggior parte delle persone, e dall'altra parte quelli che fanno parte di gruppi come Palio, come la Proloco, come tutta quell'organizzazione, devono sforzarsi il più possibile di far propri i risultati della grande cultura che si sta creando. Quindi a questo punto qui Montagnana può giocare veramente una carta importante, molto di più di altre città.